Amici della pallacanestro piacentina, benvenuti. Prima giornata del campionato nazionale di Serie B, Old Wild West, girone B. Tutto pronto per questo nuovo campionato. Al mio fianco Pippo Bardelli mi accompagnerà nel raccontarvi una stagione che si preannuncia entusiasmante. Avremo modo di parlarvene sia in questo prepartita che durante l'anno. Intanto benvenuto Pippo. Buonasera a tutti e ti voglio subito far arrossire dicendo che per me è un onore essere qua al tuo fianco e c'è tanta voglia di beccheri, tanta voglia di vedere i ragazzi di Coach Coppetta all'opera e stasera diciamo le nostre voglie verranno esaudite perché manca un quarto d'ora alla palla 2, la prima palla 2 stagionale, quindi siamo qua in trepidante attesa. E sicuramente anche i tifosi che intanto stanno arrivando ad assipare le tribune della Pallasport di Largo Anguissola qui a Piacenza. Innanzitutto la prima novità, chi ci sta seguendo live sicuramente l'ha notato, siamo in diretta Pippo. Siamo in diretta, assolutamente una novità che può solo che far piacere a quelli che sono gli amanti sia della pallacanestro ma anche del mondo becker, quindi una diretta su Facebook che sarà integrale durante tutta la stagione, quindi diciamo che gli appassionati di basket hanno di che passare le loro serate. E speriamo di non tediarli con i nostri racconti, con i nostri errori che ci saranno, con la nostra passione, il nostro entusiasmo, perché insomma se siamo qui a raccontarvelo è perché siamo innanzitutto tifosi di questa squadra. E intanto seguiamo le squadre che stanno facendo riscaldamento, l'inquadratura vi fa vedere Piacenza, ovviamente dall'altra parte Desio. Desio, iniziamo a parlare di questa squadra, già affrontata l'anno scorso, anche lì, opening day, Becker Piacenza, Aurora Desio, le coincidenze, insomma le situazioni che si ripetono un anno dopo l'altro. Due squadre con sicuramente ambizioni diverse, non per questo entrambe si risparmieranno questa sera, anzi si inizia a far sul serio anche per quanto riguarda i Lombardi, rinnovati praticamente in tutti i reparti a partire dal capo allenatore. Io mi vergogno anche un attimo a presentarlo. Sì, ci penserò io visto che tu provi vergogna, insomma, diciamo che Desio il colpo del mercato lo ha fatto quest'estate perché l'arrivo di Coach Frates sulla panchina di Desio è, diciamo, è stato quello che ha catalizzato il mercato appunto dei Meneghini, perché un allenatore che Cantù, Treviso, un'esperienza più che ventennale, quindi non siamo di certo noi a dover dire la carriera di questo giocatore, allenatore. Di questo allenatore, scusami, per cui anche lui diversi palmarès, ha anche preso parte alla spedizione quasi vittoriosa che vede anche il nostro Rodolfo Rombadoni in campo, quella di Atene 2004, la nostra nazionale italiana. Un roster, come hai detto tu, pieno di giovani, quasi completamente rinnovato, dove il più anziano di questi ragazzi che avrà a disposizione Cross Frates è un classe 91, anzi un paio di ragazzi sono due classe 91 e anche un paio di giocatori che conosciamo già perché li abbiamo già affrontati l'anno scorso, tra cui Perez e Fumagalli. Sì, diciamo innanzitutto la mia vergogna nel presentare Coach Frates è perché uno come lui non ne ha bisogno. Dicevi giustamente Perez e Fumagalli, il primo l'abbiamo visto in playoff, la brutta per quanto riguarda il risultato finale, per quanto riguarda Piacenza ovviamente semifinale, lui giocava con Omegna, sappiamo come è andata a finire, Omegna ha conquistato la vittoria nella serie, ha sfidato poi Orzinuovi. Perez, giocatore giovane che dà tanta energia, magari manca ancora qualcosa dal punto di vista della tecnica, avercene di giocatori simili in Serie B può essere una chiave importante in questa squadra, perché con le sue gambe può seguire praticamente qualunque esterno, può darti punti, può dare tantissime cose. Vediamo se già da stasera è ben integrato nella squadra, se Coach Frates e il suo staff l'avranno inserito nel migliore dei modi. Fammi spendere due parole in più per Fumagalli, ex Lecco, giocatore classe 96, prodotto se non vado errato del settore giovanile Olimpia Milano. Ha fatto un precampionato pazzesco, inanellato tre partite consecutive da 23-17-21, qualcosa di simile. Insomma, sicuramente uno dei fari di questa formazione, lo dicevamo, si presenta con tanti giovani, da un lato manca l'esperienza, dall'altro però c'è tantissima voglia di fare, voglia di dimostrare di appartenere a questo campionato, voglia di emergere, voglia di imparare. Tanti motivi per cui questa Aurora può far bene, può sorprendere anche quest'anno. Sì, sì, assolutamente. Allora adesso i tifosi di Desio potranno fare tutti gli scongiuri del caso, però questa qui è una formazione che
diciamo, in mia opinione può solamente che sorprendere, destare sospetto quest'anno, perché tantissimi giovani, un grandissimo coach come coach Frates, che ha veramente l'esperienza, l'abilità della sua, un gruppo di 10 giovani da plasmare a sua, a suo piacimento, per cui una formazione che, diciamo, parte in sordina, perché con i giovani non puoi mai sparare alto, però possono assolutamente sorprendere, dare fastidio, e magari nel girone di ritorno ce li ritroveremo, diciamo, in una posizione scomoda in classifica. Faccio questa premessa, come ho già detto, i tifosi di Desio potranno fare tutti gli scongiuri del caso, però secondo me Desio ha da lavorare, ma ha veramente un ottimo materiale per lavorare. Tifosi di Desio, vediamo, stanno già arrivando qua, insomma il settore ospiti è colorato anche di blu-arancio, quindi sarà una bella partita, ci aspettiamo una cornice importante, anche perché è la prima partita ufficiale per una squadra piacentina in questa stagione. Sicuramente c'è tanto interesse attorno a questa Beccheri Piacenza, c'è un motivo di interesse in più, magari ne parliamo più avanti. Intanto andiamo a riavvolgere il nastro, guardiamo quello che è il campionato, il precampionato della Beccheri Piacenza in avvicinamento a questo campionato. Sono state 6 partite molto intense, molto interessanti anche. È iniziato tutto con l'amichevole casalinga Omnia Pavia, neopromossa, ma ne abbiamo già parlato, formazione interessantissima, c'è anche un ex Beccheri, Matteo Samoggia, un altro giocatore d'esperienza come Di Bella. Vittoria agevole, tutto sommato, una buona Piacenza da subito. Sì, una vittoria contro Pavia che, diciamo, era la prima, quindi le facce nuove, gli schemi ancora erano a zero. La Beccheri ha improvvisato, ma diciamo che ha improvvisato bene, la vittoria è arrivata con tranquillità, con serenità, e diciamo che ha fatto sì di iniziare in ottima maniera quello che è stato poi l'ottimo per campionato di biancorossi. Mancava Birindelli, che poi ha giocato le partite successive. Intanto stiamo sentendo lo speaker annunciare le primissime parole di questa stagione, verranno presentate le squadre a breve, si partirà ovviamente da Desio. Chiudiamo un attimo sul precampionato piacentino, perché secondo me è interessante anche valutare quello che è stato il percorso dei biancorossi. Reggio Emilia, futura avversaria dei biancorossi, vedremo durante la stagione, formazione giovanissima, anche qui netta affermazione della Beccheri. Come importante è stata la formazione esterna, prima trasferta del precampionato contro Milano, è nell'altro girone, però l'Urania è una formazione di assoluto rispetto, può contare su diversi giocatori di categoria anche superiore. E poi c'è l'inossidabile Paleari. Sì, poi successivamente è arrivata la doppia sfida, prima con Fiorenzuola, una squadra di una categoria inferiore che appunto ha comunque dato del filo da torce per la Beccheri, almeno per 2/4. Poi i ragazzi di Coscopeta hanno allungato e la partita si è risolta con grande agevolezza. Successivamente è arrivata la sconfitta, l'unica sconfitta della Beccheri sul campo di Mantova, una formazione di A2, quindi una categoria superiore, però la Beccheri, diciamo che per 3/4 ha lottato, e ha lottato anche alla grande, per cui una amichevole che ha comunque, diciamo, favorito il miglioramento dell'aiuto in casa Beccheri. Successivamente c'è stato il torneo di Alto Sevino, una vittoria per la Beccheri in entrambe le partite, la semifinale contro il Ginate, una squadra che avremo nel nostro girone, e la finale invece contro Alto Sevino, quindi i padroni di casa, e anche quella è una squadra che avremo nel nostro girone. La Beccheri l'ha portata a casa al torneo con agevolezza, diciamo. In entrambe le partite c'è stato un momento in cui la Beccheri ha faticato un po', soprattutto nel secondo quarto, ma i terzi quarti della Beccheri, i terzi quarti dei ragazzi di Coscopeta hanno fatto la differenza, soprattutto nella finale con Alto Sevino, dove Alto Sevino era rimasta a contatto per 2/4. Il terzo quarto è stato un mega parzialone della Beccheri che ha portato a casa il torneo e la partita con agevolezza. E l'ultima amichevole invece in casa, l'ultima uscita contro Ferrara, di cui lascio parlare a te. È stata una partita assolutamente incredibile per i biancorossi. Da segnalare sicuramente il fatto che i due stranieri di Ferrara non abbiano giocato grossi minuti. Un attimo di silenzio perché c'è l'inno e per rispetto ci alziamo in piedi. Thank you.
torniamo in cabina di commento, Pippo. Stavamo parlando amichevole con Ferrara. Gran vittoria dei biancorossi, dicevamo, a onor di cronaca, Michael e Eric Rush, due che non hanno bisogno neanche loro, gli ennesimi questa serata, di presentazioni. Insomma, non hanno giocato tanti minuti, però Piacenza ha mostrato una pallacanestro sublime e ha vinto contro una formazione che come ambizioni dovrebbe puntare ai playoff al piano di sopra. Ti dirò di più, nel girone est, che secondo gli addetti ai lavori, quindi chi ne sa più di me, è giudicato come il più forte dei due. Abbiamo anche qualche contributo di quella partita, adesso cerchiamo di farvi vedere, perché sicuramente ci sono alcune cose che meritano di essere viste. Ritorniamo al Palasport di Largo Anguissola, 1 minuto e 30, Pippo, ormai ci siamo, manca veramente pochissimo. Piacenza è già in panchina, ultime indicazioni di coach Coppeta, e allora approfittiamo di questi 80 secondi circa che mancano per dire quel piccolo segreto che dicevamo prima, quel motivo di interesse in più. Bene, c'è un giocatore che ha disputato Eurolega, ha vinto lo scudetto, ha vinto le Supercoppe italiane, insomma ha vestito, se non vado errato, 5 maglie in Italia, 8 stagioni? Direi di sì. Un paio in Turchia? Direi di sì anche qua. Chiamato il Falco? Chiamato il Falco. Risponde al nome di David Hawkins, a bordo campo, esattamente dietro la panchina. Sarà difficilissimo farvelo vedere perché abbiamo la sola inquadratura che vedete, però sicuramente... Intanto vediamo già tutti i giocatori vanno a dare il 5 anche a David Hawkins. Non è ufficialmente un giocatore di Piacenza, è in possesso di regolare visto, è in possesso di tutti i requisiti per essere tesserato in Serie B, ti ricordo brevemente, 8 anni in Italia, a posto. La prima stagione, o perlomeno una delle stagioni, deve essere dal 2004-2005 o precedenti. Hawkins arriva in Italia nel 2004-2005, Serie A2, anzi si chiamava Lega 2 all'epoca, era un campionato professionistico, era Rieti, arrivò, distrusse letteralmente il campionato, tanto che Roma lo volle con sé da subito praticamente. E qua è pronto a unirsi, in settimana verranno mandate tutte le documentazioni in federazione, non vediamo perché non debba essere accettata visto che i requisiti sono a posto. Piacenza in campo, Pippo il quintetto, niente di nuovo. Niente di nuovo, quintetto classico per Coscopeta, Stanic, Rombaldoni, poi successivamente abbiamo Pederazzini, Birendelli e Bergo. Quintetto standard, che diciamo dalla metà dell'amichevole in poi Coscopeta ha iniziato a utilizzare con tantissima frequenza. Ora abbiamo anche il quintetto di Desio, sicuramente Perez in campo, sicuramente Fumagalli e poi vediamo gli altri tre che rimangono. Numero 14 De Paoli, 11 Fiorito e 18 Mazzoleni, anche capitano della formazione di Desio. Un quintetto interessante quello di Desio, voglio vedere da subito l'impatto della coppia che vi abbiamo descritto prima, Perez, Fumagalli, si fa sentire il pubblico di Piacenza, siamo prontissimi. Perego
e De Paoli a saltare per la palla 2, la prima di questo campionato, la vince Desio e può attaccare Fumagalli. Palla nelle mani di Fumagalli, è iniziata prima partita di campionato di Serie B per la Becker di Piacenza. Fumagalli in palleggio, c'è Perez che sale a ricevere, palla nelle mani di Fiorito contro Birindelli, arriva in post De Paoli che la lavora, anzi no scusate, Mazzoleni prova il giro e tiro su Rombaldoni, errore, rimbalzo di Rodolfo Rombaldoni. E subito mette palla a terra Rombaldoni, è uno che può coprire tutti i ruoli dall'1 al 4, soltanto perché i 5 nettamente sono più alti di lui, e intanto incanta il primo passaggio per Perego, l'abbiamo visto nel precampionato non so quante volte, un migliaio probabilmente. Il gioco a due, Rombaldoni, Perego, vale i primi due punti di Piacenza, Piacenza che adesso difende, cambio difensivo porta Perego su Perez, quale in zingarata va dentro, si appoggia al tabellone, sbaglia, teporto di Perego che favorisce proprio Perez, quindi Desio nuovamente in possesso di palla. Sì, palla ancora nelle mani di Fumagalli, lui è play, lui che governa la palla, uno contro uno con Perego, sale Fiorito a ricevere, Pedersin uno contro uno, c'è Mazzoleni in posto, ottima difesa di Birindelli che gli spizzica la palla, tra le mani di Fiorito che tira sulla sirena e sbaglia, tra l'altro rimbalza Rombaldoni, già secondo rimbalzo del capitano biancorosso. Stanic, posizione laterale, sfrutta il blocco di Birindelli, poi passa anche su Fiorito che è costretto a commettere fallo, non tiene la velocità di Nicola Stanic, primo fallo per Desio, con Piacenza che andrà a battere una rimessa dal fondo. Rimessa che sì, sarà effettuata da Rombaldoni, Stanic subito sfrutta tutte le sue capacità di ball handling. Giocatore incredibile da questo punto di vista, poco da invidiare a tanti colleghi del piano di sopra, dove peraltro ha giocato lo scorso anno. Riceve da Perego che poi blocca per Rombaldoni, tantissimo spazio per il capitano che viene stoppato e c'è il recupero da parte di Desio, attacca immediatamente con Carlo Fumagalli, hesitation, poi il passaggio sotto canestro in uscita, riceve Fiorito, fa partire il tiro, sbaglia, si resta sulle 2-0, attacca Piacenza. Ancora palla nelle mani di Stanic, Pedersini in post contro Mazzoleni, lo porta sotto canestro, palla riaperta per Birindelli con la tripla! Prima tripla della Becca di Piacenza, 5-0, Duilio Birindelli, gran lavoro di Pedersini in post, gran riapertura, Birindelli aveva chilometri per tirare. E abbiamo visto tutte le soluzioni di Piacenza che porta un del proprio 3 in post basso, il proprio 5 tira addirittura da 3 punti, tanto Fumagalli non va a bersaglio neanche con questo, Birindelli strappa l'ennesimo rimbalzo di questa Becca di Piacenza che conduce 5-0 e ha il possesso di palla, Rombaldoni chiuso. Trova passaggio non semplicissimo per Stanic che finta il tiro, può sfruttare il mismatch e tira sulla testa di De Paoli, bomba, boom, Stanic da quasi 8 metri senza ritmo, ottima partenza Becker, 8-0 dopo 2 minuti e mezzo, attacca Desio adesso con Fiorito contro Birindelli, va dentro, Fiorito alza la parabola, si sblocca anche Desio con un bellissimo canestro di Fiorito contro la difesa di Birindelli. Applausi perché ha evitato veramente le lunghe braccia di Duilio Birindelli, tanto Pedersini nuovamente a sfruttare il proprio fisico, non trova l'appoggio giusto al tabellone, ma Pedersini può sfruttare la propria stazza in appoggio basso, intanto pasticcio di Fumagalli che rischia di perdere il pallone, poi lo perde sostanzialmente con un tiro senza capo né coda. Rombaldoni scaccia a terra per Perego, extra pass per Pedersini, appoggio al tabellone, 10-2. 10-2, bellissimo canestro in contropiede, gran voglia di passarsi la palla, Perego tu Pedersini, come direbbero dall'altro lato in America, scusate, e quindi 10-3 per la 10-2 per la Becker. Palla nelle mani di Perez che va da De Paoli contro Pedersini in post, De Paoli raddoppiato da Rombaldoni, triplicato, la fa uscire per Perez, palleggia l'est tiro dell'ex Omeglia che brucia la sirena e porta i secondi 2 punti, 10-4 per la Becker che è già dall'altra parte con Perego. Il mismatch fa uscire la palla per Birindelli che attacca ma pesta, c'è un fallo della difesa, pardon, fallo che è dei Fumagalli che non può credere a quanto appena successo, però quel braccio allungato è stato sanzionato, per carità un contatto veniale, però secondo gli arbitri meritevoli di un fischio. Stanic è pronto ad effettuare la rimessa, Perego, Rombaldoni in una serie di blocchi, riceve proprio Perego che poi si affida a Pedersini, Stanic si butta verso il canestro, passaggio in uscita per Birindelli con la seconda tripla della sua partita, questa volta fuori misura, e quindi può attaccare Desio. Fumagalli serve il proprio compagno Mazzoleni, si palla persa e recuperata quindi da Stanic, seguiamo più con questo attacco. Vada Birindelli, si conoscono molto bene i due. Birindelli ribalta al lato per Pedersini contro Fiorito, prova ad attaccarlo a testa bassa, Pedersini la fa uscire, c'è Perez sulla linea di palla ma non riesce a riconquistarla, ancora Rombaldoni
si alza da due punti Rodolfo Rombaldoni, 12-4, Piacenza che è già più 8 dopo 5 minuti di partita. Palla ancora nelle mani di Desio, Mazzoleni, poi Perez, si va da Fumagalli contro Stanic in post, Fumagalli prova a attaccarlo, la fa uscire, tripla, piedi per terra di Mazzoleni, palla che non entra, quindi rimbalzone di Nicola Stanic, prova a vedere se c'è subito possibilità di contropiede, poi ci ragiona su, va da Birindelli, gran partenza incrociata di Birindelli, fino in fondo, 14-4, time out obbligatorio da parte di coach Frates, grande Beccheri, gran Birindelli, ottima partenza, ha bruciato il suo avversario. E Birindelli ha mostrato tutto il suo essere un 5 atipico, ovvero due soluzioni da tre punti, una sola segnata, ma tant'è, può rendersi pericoloso da lì e poi mette palla a terra quasi come un esterno. È un giocatore che è assolutamente indifendibile per un 5 puro, come lo intendono i puristi del gioco. Tanto che lui, ripeto, non è un 5 puro, può giocare perché la stazza è importante, il suo gioco in post è più che interessante. Però è un giocatore che ti dà una completezza, tante soluzioni, insomma, ce ne sono pochi come lui in Serie B. E se la squadra continua a giocare così, ricordiamo che siamo alla prima di campionato, ci si può divertire, poi tutto sta nell'affiatamento che c'è da subito con Stanic, hanno giocato insieme a Roma, si conoscono da tanto, sono connazionali, insomma, tante situazioni che rendono facile l'inserimento di un certo tipo di giocatori. Tanto si va a concludere il time out, immagino le sfuriate di coach Frates, che conosciamo essere tutt'altro che mansueto. Ah, ci sta, è l'impronta di un allenatore che ha una carriera importantissima alle spalle e riesce a tirar fuori il meglio dai propri giocatori. Effettuata la rimessa, altissima la pressione intanto di Piacenza, superata però da Fumagalli, arriva il raddoppio, addirittura tre uomini, ne esce in qualche modo Desio. Palla nelle mani di Fiorito, in post da De Paoli contro Perego, prova il semigancio, De Paoli sbagliato e poi Perego sale dritto per dritto e stoppa Fiorito, sta in dall'altra parte, passaggio da Luke, e Birindelli, servito da Pedersini, va a segnare, 16 punti, 7 di Birindelli, praticamente quasi metà del fatturato della Beccheri. Palla nelle mani di Fumagalli, sale Perez a ricevere contro Pedersini, è un mismatch, Perez può andare dentro, prova a poggiarsi a ferro, ennesimo errore, palla in profondità, ci ha provato Rombaldoni a fregare la difesa di Desio, Stanic circunnaviga l'area, palla senza guardare per Pedersini, 18-4, showtime, showtime al Palasport di Largo Anguissola. E intanto permettetemi subito, le soluzioni che sono sì spettacolari ma efficaci di Piacenza, il passaggio no look due volte di Stanic, intanto Desio sbaglia un'altra conclusione, c'è il rimbalzo offensivo, seguiamo questo attacco e poi andiamo a analizzare un attimo l'attacco di Piacenza. Perez finta il tiro, il cambio difensivo porta Birindelli su di lui, schiacciato a terra per De Paoli, non c'è mismatch per il semplice fatto che Pedersini è un 3 atipico, nel senso che alla stazza di un 4, va qua a commettere il fallo quando mancano 2 secondi allo scadere dei 24. Dicevamo di Piacenza, intanto esordisce Santiago, detto Tato Bruno, Tato per gli amici, soprannome molto affettuoso, non che diminutivo del nome proprio. Esce Pedersini tra gli applausi. Piacenza è una squadra spettacolare ed efficace quest'anno, insomma si può divertire chiunque, per primi i giocatori in campo, perché fare le cose efficaci ma in maniera divertente, in maniera spettacolare, sicuramente ti dà anche lo spirito per affrontare quei passaggi a vuoto, quelle difficoltà che in un campionato, in una partita, in una stagione possono succedere, insomma, sono fisiologici. Quindi palla nelle mani di Desio che è tornato in campo, prova ad alzarsi da tre, Brown tripla, scusate, errore di Perez, Xavier Perez, errore da parte sua, quindi palla nelle mani di Piacenza con Perego che la lavora in post contro Fiorito, Perego prova ad andare, Fiorito è costretto, anzi no, il fallo è del numero 18, Mazzoleni, nonostante la giovane età, già capitano di Desio, ottimo movimento in post di Perez, di forza ma anche di tecnica, Mazzoleni è stato costretto al fallo e quindi primi due liberi della serata con Ricky Perego in lunetta. Ricky, sì. Scusami. Abbiamo visto una partita molto dinamica, pochi contatti, fallosi.
per il contatto va a bersaglio col primo, più 15 addirittura per una Becker Piacenza che allunga sul 20-4 in questo momento. Massimo vantaggio, più 16 quando mancano 3.35 sul cronometro del primo quarto. Adesso pressione a tutto campo di Stanic su Fumagalli, che però prova ad andare dentro, riesce a far uscire la palla su Fiorito contro Stanic. Ancora la, c'è Mazzoleni in possesso di palla contro Rombaldoni, ceda, ottima circolazione, poi era doppio portato dai due italo-argentini della Beccheri, la fa uscire Perez, è costretto a sparare da 8 metri, sbaglia, rimbalzo di Brown, confusione in area, tutti a terra, e poi Peregon esce con la palla, la dà a Stanic, conduce la transizione in fascia laterale, sfrutta il blocco, c'è Rombaldoni, palla senza guardare per Perego, 22-4, hai detto bene Luca, ci si diverte e si fa le cose con efficacia e il pubblico diciamo che sta gradendo, tutti in piedi per questa Becker, tripla di Fiorito dall'altro lato, solamente secondo ferro, infuriato coach Frates. E la Becker si diverte non solo nella metà campo offensiva, ma come dicevo prima, ti dà la forza di fare anche le cose noiose se vogliamo, ovvero la difesa, a pochi giocatori piace veramente tanto, però è quello che serve, sbaglia intanto Perego, però Piacenza non solo segna sempre, ma sta chiudendo le maglie nell'altra metà campo, e questo è l'aspetto più importante. Tripla di Perez, sbagliata, altro rimbalzo di Rombaldoni, altra possibilità di transizione, saggiamente fermata, perché la Becker preferisce attaccare con giudizio. Sale Rombaldoni a ricevere, eccolo qua, blocco di Birindelli. Rombaldoni dentro, la fa uscire senza guardare per Birindelli, rovesciata. Rovesciata di Birindelli. Ma come lavora sulla linea di fondo Birindelli? Ha aspettato, guardando in faccia Rombaldoni, gli ha fatto vedere le mani nel momento giusto. Dopo attacca Desio, che mette palla a terra quando Mazzoleni si torna fuori. La palla resta fuori dall'arco dei 6.75. Adesso Perez a gestirla, vuole attaccare in velocità Perego. E no! Lo fa nel migliore dei modi, 24-6, 1 minuto e 40, ultimi 100 secondi quindi che sono iniziati in questo primo quarto. Piacenza vince in questo momento, convince, decidi tu, per me entrambe. Intanto sì, attacca con Rombaldoni. Sì, diciamo entrambe, palla nelle mani di Bruno, contro Fumagalli, lo attacca dal palleggio, Bruno va dentro, palla senza guardare, era un'altra splendida invenzione di Santiago Bruno. Desio da dall'altra parte con Brown che prova a appoggiarsi al ferro ma ne sbaglia un'altra, tantissimi errori per Desio anche forzati dall'ottima difesa Becker. 1:09 alla fine del primo quarto, c'è cioè palla in mani di Stanic, sale blocco di Birindelli, cambio contro cambio, ancora Stanic, la fa uscire per Rombaldoni, si alza da tre mettendo a posto i piedi, sbagliato Birindelli, tap out, palla in mani di Perego, poi fallo che diciamo sarebbe stato punibile anche in un campo da calcio, questo entrata in scivolata, sì, di Mazzoleni, scivolata, non ha cercato il pallone, no, a parte gli scherzi, Mazzoleni si è tuffato per il pallone, il povero Perego gli è semplicemente inciampato addosso, fallo del quale si rende sostanzialmente involontario Mazzoleni, si è scusato immediatamente, esce intanto tra gli applausi convintissimi Birindelli, esordisce il giovane Edoardo Maresca. Maresca, classe 98, arriva da Cantù, avremo modo di parlare anche dei giovani in Forza Piacenza perché c'è uno di questi, è l'unico confermato della scorsa stagione, Filippo Guerra, e poi Maresca, Guaccio, che vedremo sicuramente nel corso della partita, in più i giovani della cantera biancorossa che anche loro potranno dare qualche minuto non tanto e non solo di qualità ma per fare esperienza e poter diventare giocatori sempre migliori. Mi sono perso l'ingresso di Guerra che è qui a gestire il pallone, grande intanto il cambio di mano, Rombaldoni va a spalle a canestro, arriva il raddoppio su di lui, il tiro spettacolo, ma è Rombaldoni o Kobe Bryant, spettacolo Rombaldoni, due punti del capitano di grandissima fattura, più 20 per i biancorossi. Più 20 per i biancorossi, palle mai di Desio con quello che sarà l'ultimo possesso per la squadra avversaria. È salito il numero 6, Canzi, giovanissimo, alla palla delle mani di Fiorito in angolo, prova ad attaccare Maresca, è costretto al fallo perché ha perso i primi passi in partenza Maresca, è stato costretto a fermare l'avversario con un fallo, solamente il secondo fallo in casa Beccari, quindi verrà amministrata con una rimessa laterale questo fallo del giovane 98 neo arrivo in casa biancorossa. Parma, sarà lui a battere la rimessa. Sale Brown a ricevere, esce Perez contro Bruno,
sfrutta il blocco di Brown. Perez adesso contro Perego, in palleggio, tanti palleggi per Perez, poi tiro in allontanamento, solamente primo ferro, rimbalzo di Guerra, 8 secondi alla fine, 7, 6, Bruno va da Maresca in post, non c'è spazio, la fa uscire Maresca per Guerra che brucia il cronometro dei 24 secondi. 28-6 il primo quarto per la Beccheri, a segno quasi tutti i ragazzi che sono entrati in campo, un primo quarto che avevamo voglia di Beccheri, la Beccheri ha fatto vedere che ha grandissima voglia di giocare. 28-6, 10 minuti solamente trascorsi, bellissimo inizio Luca, bellissimo inizio. Non saprei quali altre parole usare perché rischierei di cadere nella retorica. No, la Piacenza assolutamente in controllo, non potrebbe essere altrimenti visto la situazione di punteggio. Sguardo a quello che sono le statistiche, non sulle tabelline. Abbiamo un Perego da 11 di valutazione, tanti se consideriamo i 6 punti, ma ci sono anche quei due falli subiti, quei due rimbalzi, quell'assist, la stoppata, insomma, giocatore a tutto tondo, l'ha dimostrato in questi 10 minuti, ma non c'era bisogno di questa ennesima dimostrazione per un grandissimo veterano come lui. Ma poi tanti giocatori importanti, Birendelli 9 punti realizzati, anche 4 rimbalzi per lui. Situazione a rimbalzo totale, 15-7 in favore dei biancorossi, uno solo in attacco e direte è poco, però Piacenza tira con 10 su 12 da 2 punti, 2 su 4 da 3 punti, è anche difficile prendere rimbalzi in attacco quando sono solo 4 quelli disponibili, uno l'hai preso, 3 le concesse la difesa. Insomma, non è che c'è molto da dire, la Beccheri non ha sbagliato quasi nulla in attacco, quindi non possiamo lamentarsi dei rimbalzi in attacco. 14 quelli difensivi, quindi diciamo che la difesa ha funzionato, l'attacco ha funzionato, il punteggio è qua a testimoniarlo. Ultimo dato, poi torniamo in campo mentre sventolano le bandiere biancorosse qua al Palasport. Basterebbe la percentuale al tiro, Beccheri 75, Aurora 15.8, sicuramente calerà la percentuale di Piacenza perché pensare di tirare col 75 è come minimo utopistico, come minimo, sì, giusto un filo utopistico direi. Tirare col 16 scarso ovviamente è difficile anche questo perché le qualità di Desio sono superiori a quanto ho fatto vedere in questo frangente. Va detto, Desio non è la squadra che segna 6 punti contro Piacenza. Piacenza però l'ha messa nelle condizioni di non poter fare altro. Intanto riprende il gioco con la Beccheri che prova subito a servire Maresca tramite Santiago Bruno. Passaggio leggermente alto, scivola il pallone dalle mani di Edo Maresca, rimessa Desio. Sì, rimessa nelle mani di Desio, palla nelle mani di Canzi che ha pressione a tutto campo della Beccheri che prova a mangiare secondi sul cronometro dei 24. C'è Bruno contro Canzi, raddoppiato adesso Canzi, la deve far uscire, trova in maniera ottimale Palma che torna da Canzi, adesso ha 13 secondi per attaccare Desio contro Bruno, ancora palla nelle mani di Canzi, la palleggiata veramente tantissimo, sale Perez che la dà a Brown contro Maresca, si alza Brown con un tiro difficile sbagliato, gran salto a rimbalzi di Guaccio, però la palla rimane nelle mani di Desio perché appunto l'ultimo è stato l'italo-brasiliano a toccarla. E vi avevo detto che sarebbe entrato molto presto, non ci ha smentito Coach Coppetta. Guaccio in campo, si è guardato questi 14 secondi, poi un appunto su Desio che adesso attacca con il numero 6 Canzi, palleggio, pressione eccessiva da parte di Guaccio che va a commettere fallo. Desio sta giocando forse troppo in maniera individuale, cerca la soluzione personale, è chiaro che in un momento di difficoltà è difficile stare lì con la testa e pensare devo giocare con i miei compagni, dobbiamo trovare insieme la soluzione. Un giocatore come Perez vuole sfruttare le proprie qualità, è chiaro che è più difficile in questo modo. Intanto continua l'attacco con Perez appunto che riceve, mancano 4 secondi, vuole sfruttare il blocco ma scade dei 24 secondi, troppe indecisioni per Desio che continua in quello che vi dicevo in precedenza. Saranno poi altre le problematiche che chi ne sa più di me sa analizzare nel migliore dei modi, però insomma Desio sta faticando e non poco. Desio sta facendo molta fatica, ma abbiamo detto un po' è colpa di Desio, ma il grande merito è soprattutto della Beccheri che adesso attacca con Pederzini, sale Maresca a ricevere, tutti e tre gli under in campo contemporaneamente, sale Guerra a ricevere, la vuole con insistenza, poi sfrutta il blocco di Maresca, passaggio non Luca dall'altro lato, Pederzini di tocco per Bruno che va dentro da Guaccio che pasticcia un po', deve tirare sul cronometro dei 24,
e arriva dal lato debole Maresca, non tagliato fuori, 30 punti segnati da Beccari, 6 solamente subiti. Maresca, grande intensità dal lato debole, adesso grande intensità in difesa di Guaccio e Guerra, la GNG della Beccari. Quindi palle nelle mani di Canzi, è uscita dalla pressione Desio, sfrutta il blocco di Brown, sale Parma che si alza da 3, è importante per Desio questo canestro, triple di Parma, infatti il pubblico reagisce, Guerra senza guardare dall'altro lato subito, non perde neanche un secondo la Beccari, Guaccio dentro di potenza, gran palla di Maresca, gran canestro di Guaccio, la Beccari alza anche i ritmi adesso con gli under ed è naturale che sia così. E beh, ovvio, ci sono giocatori che hanno queste caratteristiche, anche e soprattutto a livello anagrafico. Intanto Santiago Bruno, che praticamente strappa il pallone dalle mani di Perez, conquista il possesso pieno, lancio lungo per Pedersini, che fa una magia, si va ad appoggiare al tabellone, 34-9. Di qualcosa. Che bella Beccari! Questa qua è una giocata classica della Beccari, perché la fuga di Pedersini in contropiede l'abbiamo vista spessissimo in precampionato. Dall'altra parte Perez, un bellissimo canestro, conosciamo le abilità di questo ragazzo, prova a sbloccarsi, Desio ha molto bisogno di lui. Palle nelle mani di Guerra per un altro attacco della Beccari quando sono 7 e 16 minuti che mancano alla fine del primo tempo. Guerra va da Guaccio contro Parma, prova a sfruttare il mismatch fisico, ribalta al lato, ci mette le mani Brown. E quindi palla che rimarrà nelle mani della Beccari, però un po' troppo scolastico questo tentativo di ribaltamento di lato, nel senso che Guaccio sapeva sarebbe stato in angolo Pedersini, l'ha guardato e poi ha scaricato, si è arrecato una fucilata che era imprendibile probabilmente per Pedersini stesso, e quindi rimessa con 7 secondi per andare al tiro. Stanic è rientrato in campo, fa partire un floater clamoroso, si appoggia al tabellone, aveva il difensore praticamente sotto la canotta, lo stava anche quasi abbracciando, non in maniera fallosa, assolutamente gran difesa, Stanic è stato più bravo. Stanic è stato molto bravo, ma non siamo assolutamente nuovi a queste giocate. Di là Brown tripla, si sblocca Desio, sta iniziando a migliorare le percentuali dal campo, arrivano le prime triple, quella prima di Parma, quella adesso di Brown, 36 a 14, quindi la Beccari in attacco con Stanic che sale a ricevere, c'è il blocco di Maresca puntuale, Stanic senza guardarla fa andare via per Pedersini che la libera, Maresca con metri di spazio, tiro sbaglia, rimbalzo nelle mani di Canzi che guida la transizione dall'altra parte, aspetta il blocco, palla nelle mani di Brown, ancora Canzi, se la scambiano i due, c'è il blocco, Parma in angolo contro Pedersini, attacco un po' fermo quello di Desio, non è successo tanto, 10 secondi alla fine, ottima difesa di Guaccio che sta, muove i piedi molto bene, e Canzi è costretto ad andare dentro a tutta velocità e arriva la palla persa, ottima difesa Beccari, siamo anche forse stancati di ripeterlo, ci siamo stancati, mi duole dover rimarcare come Desio stia tenendo la palla fin troppo ferma. Nella dimostrazione il fatto che qua Canzi ha provato uno contro uno insistito, alla lunga arriva la palla persa, anche perché Piacenza non sta facendo passare una mosca. Rientrato intanto Birindelli, vediamo che gli ha fatto posto, dovrebbe essere Maresca che infatti è in panchina accanto a capitano Rombaldoni. Birindelli che riceve immediatamente il pallone, cerca un compagno, si cerca di liberare Pedersini, si va invece da Guaccio che va a servire proprio l'ex palestrina, scarica per Birindelli, finta al tiro, si appoggia, magia al tabellone, perché ha dato un effetto particolare al pallone, ma lui con quei polpastrelli, con la sensibilità nelle mani, può e deve anzi farlo. Ma magia, ma la hesitation che ha fatto prima di concludere, ha mandato completamente fuori tempo tutta la difesa, mentre dall'altra parte parte il 200 all'ora Fumagalli, Stanic è costretto al fallo, è il primo fallo mi sembra anche per Nicola Stanic, è il secondo del quarto per la Beccari, un quarto con pochissimi falli, anzi diciamo il primo tempo con pochi falli, sta andando via molto velocemente, spettacolo veramente molto godibile, soprattutto per noi devo dirlo. Sì, poi squadre molto corrette in campo, intanto arriva la tripla da parte del numero 6 Canzi, sono i primi punti nella sua partita, dicevamo partita molto corretta, squadre che stanno dimostrando, al di là di quello che è il punteggio, che hanno piacere a giocare, non vedevano l'ora di essere in campo e non c'era energia nervosa negativa. Stanic si butta dentro, perde la maniglia, ma perché c'è un fallo, il primo nel quarto per l'Aurora, va a scusarsi Canzi con l'arbitro, va a spiegarsi, il fallo comunque è stato fischiato a Xavier Brown, prodotto del settore giovanile aurorino,
lui che poi ha vestito maglie di alcune squadre della Serie C Gold Lombarda, ritornato sostanzialmente a casa in quell'Aurora Desio che l'ha cresciuto. Bruno non trova un compagno, alla fine va da Pederzini che prova il consegnato per Stanic, inizia qui con 10 secondi l'attacco piacentino. Stanic con il solito blending si arresta, murato il suo passaggio d'uscita, corre in contropiede Canzi, palla dietro la schiena, controllo difficile, ma alla fine Desio con il rimorchio di Brown si sistema, può iniziare l'attacco con Fumagalli, è sempre lui, è rientrato in campo che mistra la palla, Brown, palla nelle mani di Casati che va da Fumagalli che alza la parabola, scusate, era Canzi, tanti giovani per Verdesio, mi sono un attimino confuso, Canzi è andato dentro a tutta velocità, ha subito il fallo, quindi era fallo su situazione di tiro, andrà in lunetta per i primi due liberi, col terzo fallo di Casa Becker in questo quarto. Bel siparietto in panchina, intanto Coach Coppetta che si gira verso il capitano Rombaldoni, sembra quasi chiedergli: vuoi giocare? Vuoi tornare in campo? No, scherzi a parte. Ultime indicazioni al capitano, poi può tornare in campo al posto di un eccellente Angelo Guaccio. Eccellente perché ha messo insieme due punti, poco più, ma tantissima energia, poco più dal punto di vista statistico. Tante altre cose non finiscono nel netcasting. Intanto Canzi va a bersaglio col primo tiro libero. 38-18 più 20 preciso. Sì. Per la Vecchia di Piacenza, 4-42 da giocare. Seconda opportunità per il numero 6, maglia blu, va a bersaglio anch'egli. Però c'è l'immediata rimessa da parte di Piacenza, già di là con Sanic che si arresta il tiro sbagliato. Sembra di vedere i Phoenix Suns di D'Antoniano memoria, tipo. Esattamente. 7 secondi o meno, si va subito al tiro. No, sicuramente c'è un'intensità incredibile in casa Vecchia. La squadra fa girare il pallone in maniera rapidissimo, intanto Fumagalli sbaglia la conclusione, Berinelli sicura rimbalzo, lancio lungo, vedete quello che vi dicevo in precedenza, Piacenza cerca soluzioni che non sono affrettate, sono rapide, che è diverso, sottile differenza dal punto di vista terminologico, scusa questi paroloni, ogni tanto mi ricordo che ho fatto il liceo. Esatto. E questa qua è classica giocata, l'avete vista ancora una volta, Pederzini è veramente abilissimo a scappare in contropiede, Stanic lo pesca che è un piacere e la Becchieri viaggia ancora sul più 21. Il vantaggio veramente tranquillo adesso per i ragazzi di Coach Coppetta. È rientrato in campo il numero 14 De Paoli che dà la palla nelle mani di Casati, si alza Canzi da 3, primo ferro, rimbalzo di numero 14 De Paoli che poi si tuffa sulla palla ma non riesce a controllarla, quindi possesso che torna nelle mani della Becker quando mancano 4 minuti scarsi alla fine del primo tempo. Palla nelle mani di Santiago Bruno, sarà lui a far partire l'azione Becker. Intanto si alza il coro dello spazio biancorosso che non fa mai mancare il supporto ai ragazzi di Coach Coppetta. Vogliono vedere la prossima azione della Becchieri, inizia ora con la palla nelle mani di Rodolfo Rombaldoni, transizione laterale per lui, chiamata nel gioco, sale Bruno, sfrutta il blocco di Biorindelli, Stanic, ecco qua chiuso il trio argentino, Biorindelli dietro la schiena, poi linea di fondo, torna da Pederzini che è contro Brown, si deve giocare uno contro uno, Pederzini sfrutta il fisico, va dentro, si alza con un tiro difficilissimo Pederzini, ancora bersaglio! 42-19 per la Becchieri, bellissimo canestro di Pederzini, scusate. E adesso abbiamo il quintetto base in campo praticamente, il solo Perego sostituito da Bruno, quindi un quintetto ancora più veloce, quello messo in campo dai biancorossi che adesso difendono contro la penetrazione di Desio, sbagliata però c'è il rimbalzo di De Paoli che si appoggia al tabellone, ha seguito molto bene l'azione del proprio compagno. 42-21, stiamo entrando negli ultimi 3 minuti, lo facciamo in questo momento, 180 secondi da vivere. Tutto d'un fiato, Stanic, no look, l'ennesimo per Birindelli che poi in uscita per Pederzini, c'è il fallo su di lui, vediamo se è giudicato sulla azione di tiro, molto probabile, anzi no, sarà semplice rimessa per quanto riguarda la Piacenza che rimette in campo Perego, esce Bruno, quindi in questo momento si riforma il quintetto base per la formazione allenata da coach Coppetta che è ritornato a vestire il bianco rosso dopo due stagioni, lui che è piacentino, ha vissuto l'inizio della storia della pallacanestro piacentina, l'ha portata fino al massimo livello raggiunto e poi è stato richiamato dal presidente Marco Beccari, qui sta seguendo questa partita con occhi molto interessati, intanto Rombaldoni va fuori da Perego che
si alza, tiro difficilissimo, sbagliato, cercato forse il fischio a favore più che i due punti. Adesso Piacenza difende. Sì, palla nelle mani di Fumagalli, è tornato anche buona parte del quintetto titolare di Desio. Fumagalli prova dal dentro, tenuto benissimo da Pedersini che muove i piedi con grande velocità e adesso si riconquista la palla, chiama lui il gioco, anzi vada Birindelli, non si intendono i due, quindi palla persa della Beccari, va in contropiede che scanzi a tutta velocità, sbaglia un appoggio tutto sommato facile, Stanic prova a recuperarla con un tuffo, torna nelle mani di Fumagalli, fase molto confusa del match, la risolve Fumagalli riconquistando palla e andando a segnare. C'è un time out chiamato da coach Coppetta che vuole ragionare un attimo sugli ultimi due minuti del primo tempo. Sì, giustamente vuole parlare un attimo. Piacenza che continua a giocare una discreta pallacanestro, discreta in termini relativi a quanto fatto vedere nei momenti migliori. Vuole sistemare quelle due cosucce che possono far rendere ancora di più i biancorossi. Dall'altra parte Frate se ne approfitta per registrare al meglio la difesa, l'attacco. Non so quale sarà l'aspetto su cui concentrarsi maggiormente, però è un Adesio che era inevitabile. Gioca una pallacanestro un po' più convinta, si sono alzate, praticamente raddoppiato le percentuali. Situazione di punteggio, dice 14-17 nel secondo quarto, tutto un altro mondo rispetto al 28-6 che non ci stava assolutamente. Tadesio non è la squadra che prende 22 punti in un quarto, non nemmeno dalla miglior Beccari Piacenza che finora abbiamo visto, precampionato incluso. Sì, se posso sottolineare una cosa, si sono alzate le percentuali di Desio, quindi buon per loro, hanno registrato alcune cose e si sta vedendo in campo. Purtroppo però per Desio non sono calate quelle della Beccari, perché Beccari tira col 70% dal campo, ha segnato 42 punti e diciamo che ancora ci sono 19 lunghezze tra le due squadre, quindi Desio è entrata in partita, diciamolo, perché il primo quarto non era bene in partita, però Piacenza non ha assolutamente calato il ritmo. Piacenza che è tornata in campo con la palla nelle mani di Pedersini, Rombaldoni adesso sfrutta il blocco di Perego, c'è il numero 11 Fiorito contro di lui, Rombaldoni in palleggio, la fa uscire per Birindelli che non si prende il tiro, palleggia a resto tiro, pulitissimo, pulitissimo Duilio Birindelli, pulitissimo, sono 13 per Birindelli, 13 su 44 totali della Beccari. Fiorito dall'altra parte si prende la tripla e va a bersaglio, ecco le quale percentuali di Desio di cui parlavamo poco fa, tripla di Fiorito e punteggio che si assesta su 44-26 a 1:21 dalla fine del primo tempo. Stanic con la conclusione pesante sbagliata, arriva Rombaldoni, rimbalzo offensivo, quella in precedenza è stata la quarta tripla della serata realizzata da Desio. Intanto Piacenza continua ad attaccare con Rombaldoni in post, giro, tiro, sbaglia, e il solo De Paoli a strappare il rimbalzo. Fumagalli fin troppo solo sul lato destro del campo, arriva Rombaldoni su di lui, cambio difensivo porta Birindelli, si vuole cercare però De Paoli marcato da Rombaldoni, salta sulla finta Rodolfo Rombaldoni, poi strappa letteralmente il pallone di mano, torna in attacco la Beccari Piacenza con il proprio capitano, che chiude il palleggio, cerca Pedersini che va a spalla canestro come ha fatto tantissime volte questa sera, cerca il contatto giudicato però non falloso, ci mette un piede Perego, si lamenta ancora un attimo Pedersini perché lamenta un contatto falloso in precedenza non ravvisato dagli arbitri, poco male. 44-26, 37 secondi e 80 da giocare. Sì, se posso tornare un attimo sulla giocata difensiva di Rombaldoni, avete visto, ha saltato sulla finta, cosa che chiunque, qualunque allenatore sconsiglia di fare, però grandissima esperienza, grandissima classe, ha saltato sulla finta, sulla ricaduta, ha capito che il numero 14 di Desio, ovvero De Paoli, non tirava, è passato da dietro, gliel'ha spizzata e ha fatto partire subito il contropiede della Beccari, che si è concluso con una palla persa. Ultimo minuto, ultimi 37 secondi del primo tempo, palle mani di Canzi, c'è Fiorito nella posizione in cui ha sparato la tripla poco fa, Canzi ancora per Casati, ancora Canzi, sfrutta il blocco di De Paoli, c'è Perego contro di lui, Casati, eccolo il mismatch che ha creato Desio, ribaltamento del lato per Fumagalli, esce male Pedersini, Fumagalli va dentro a tutta velocità, Birindelli non mette il corpo in maniera ottimale, pescato dai due uomini in grigio con un fallo, fallo che non porta ancora Desio in lunetta perché è il quarto della Beccari, quindi rimessa nelle mani di Casati che va da De Paoli, Canzi
12 secondi, sarà quasi l'ultimo possesso della, del primo tempo. Canzi sfrutta il blocco di De Paoli. Canzi tenuto benissimo da Stanic, poi Casati sarà costretto a forzare. Non è forza, perché finiscono i 24 secondi e finisce, forse no. No, c'è un leggero errore del tavolo che ha lasciato andare un paio di secondi, uno. Adesso chiamano gli arbitri a rapporto perché dovranno sistemare la situazione. Ci saranno da giocare, vediamo, viene sistemato il tabellone, vediamo se uno o due secondi, una situazione simile. Non è stato fermato in tempo il cronometro della partita mentre suonavano i 24. Un secondo, rimessa praticamente da fondo campo, cambia poco, però è giusto dal regolamento giocare anche questo secondo. Vedi Mike, un lancio lungo, un tap-in, qualcosa, porti ad una situazione di punti per i biancorossi. Pederzini deputato ad effettuare questa rimessa, serie di blocchi di Perego, probabilmente anche Rombaldoni e Birindelli per liberare Stanic. Riceve invece Perego che palleggia addirittura, si alza il tiro, è valido, si incastra addirittura. Finisce qui, 44-26, un eccellente primo tempo da parte dei biancorossi di Coach Coppeta. Ci prendiamo una lunga e importante pausa perché dobbiamo rifiatare esattamente come i giocatori. Poi ritorneremo live qua dal Palasport per vivere insieme Pippo quello che saranno i 20 minuti per concludere questa partita fin qui molto molto interessante. A dopo.
E siamo ritornati al Palasport di Largo Anguissola qui a Piacenza, intervallo della prima giornata del campionato di Serie B, Girone B. Piacenza avanti 44-26 sull'Aurora Desio, un più 18 che è stato costruito sostanzialmente nel primo quarto in cui Desio ha faticato, ha litigato col canestro. 28-6 il parziale, credo basti questo a spiegare quello che è il divario in questo momento. Desio che però si è ripresa alla grande vincendo il secondo quarto 16-20. Piacenza che comunque ha fatto giocare molto i propri giovani, ha dato spazio alle proprie rotazioni e in questo momento per l'appunto guida per 18 lunghezze. 2 minuti all'inizio del secondo tempo, ultimi istanti di pausa e poi torneremo qui live. E ci siamo finalmente, un minuto, ritorna anche Pippo qua in postazione. Eccomi qua. Bentornato, ci sei mancato. Sì, sono consapevole. E siamo pronti anche qui, e quindi si può ricominciare, lo diciamo alle squadre, si può tornare in campo? È tutto veramente pronto per ricominciare, finalmente, perché questa pausa stava iniziando a diventare un po' troppo lunga, per quanto mi riguarda. Non so quanti giocatori siano d'accordo, hanno bisogno di recuperare le energie per continuare a mostrarci lo spettacolo del primo tempo. Lo stavamo analizzando, dammi una mano a parlarne. Piacenza che, dicevo, ha costruito tutto nel primo quarto, ha gestito molto bene anche con i giovani nel secondo. Desio che sostanzialmente non è riuscita ad esprimere la propria pallacanestro nei primi 10 minuti, è uscita, diciamo, alla distanza. 20 punti realizzati, a cancellare il brutto ricordo dei 6. È chiaro, ci sono 18 punti di distanza, ci sono due squadre diverse per costruzione, per ambizioni, lo dicevamo in prepartita in campo, però Desio finalmente può giocare la propria partita, inizierà col possesso di palla, vediamo, saranno importanti questi primi possessi. Sì, assolutamente, però sottolineiamo che Desio ha vinto il secondo quarto, quindi è entrato in partita, ce lo aspettavamo, però è comunque stato un risultato importante che ha permesso ai ragazzi di Cosfrates almeno di entrare in quello che sono, in quella che è la contesa di stasera, che è appena ricominciata nella forma del terzo quarto. Becker in campo con lo stesso quintetto, Desio con lo stesso quintetto iniziale, palla nelle mani del capitano Mazzoleni che va da Fumagalli, un tiro molto difficile, ottima la difesa in rotazione della Becker. Palle mani di Stanic contro Fumagalli, arriva Birindelli a tutta velocità, riceve, punta De Paoli, tocca la palla De Paoli che la toglie dalle mani di Duilio Birindelli, top scorer piacentino nel primo tempo con 13 punti. Palla che rimane nelle mani della Beccari, con la rimessa va nelle mani di Capitan Rombaldoni, sale Pergo a ricevere, poi la lavora, va da Stanic contro Perez, sale Rombaldoni con ricciolo bellissimo, chilometri per tirare per Birindelli che invece va da Stanic con l'extra pass, canestro di squadra della Beccari. Ed è quello che dicevamo nel primo tempo, questa Beccari gioca molto bene insieme, a piacere a farlo. Intanto Stanic strappa il pallone di mano a Fumagalli e conduce la transizione, passaggio immaginifico per Ricky Perego, altri due per lui, sale così a quota 8. Aumentano soprattutto gli assist di Stanic, aumenta la qualità dello spettacolo offerto qui al Palasport. Ennesima palla rubata, me lo sentirete dire spesso, perché Stanic è uno che con quelle mani sa disturbare gli attaccanti e impensierirli quando si è nell'altra metà campo. Adesso aspetta che sia liberato il quarto di campo, arriva il blocco di Perego per giocare il pick and roll, taglia in un secondo momento Perego che si sistema, ha giocato il triangolo con Pederzini, passaggio d'uscita per Birindelli che deve alzarsi, stanno scadendo i 24 secondi, tiro completamente fuori misura. Pippo, voleva il fallo Birindelli, gli arbitri gli hanno fatto segno di no con la testa, dall'altra parte Fumagalli a tutta velocità,
Bel canestro di ritmo di Fumagalli, che prova anche con un urlaccio a motivare i suoi, a provare a svegliarli, perché la partenza è assomigliata molto a quella che è quella del primo quarto, quella che è stata quella del primo quarto. Sì, però sono giocate come queste che possono dare fiducia a se stessi e alla propria squadra. Intanto Rombaldoni lascia lì il pallone per Birindelli, che ci arriva in qualche modo, ma soprattutto in che modo è servito. Bellissimo canestro, bellissimo passaggio in uscita. Pedersini, un rapace in queste situazioni, sfrutta veramente ogni errore per farti due punti, li ha fatti anche questa volta. E ora difende contro Perez, che va da De Paoli, che la fa uscire ancora da Perez. Scambiano la palla di due, Perez prova a caricare la testa bassa, difesa di Pedersini che cade per terra, palla in angolo per Mazzolini. Stajic mette le mani anche su questa e recupera l'ennesimo pallone. Posso dire tre cose di Stanic in difesa, tre rubate d'astuzia, di abilità, di talento. E se c'è una cosa che, tra virgolette, molte virgolette, viene criticata ogni tanto a Stanic, è non è un difensore a livello del suo essere attaccante. Beh, ve l'ha dimostrato, sa e come giocare anche nell'altra metà campo. Piacenza più 23 in questo momento, palla in mano, come giustamente dicevi tu Pippo. Rombaldoni pronto ad effettuare la rimessa, vediamo la difesa allungata da parte di Desio. È chiaro che Desio non ha alternative, deve allungare la difesa, mettere pressione, magari aspettiamoci anche qualche trappola a metà campo, qualche raddoppio, qualche situazione per cercare di mettere in difficoltà Piacenza, che però con Rombaldoni in cabina di regia può dormire sonni molto tranquilli. Intanto Birindelli riceve proprio da capitano biancorosso, si torna da lui, l'appoggio di mano destra al tabellone. 5-3-2-8, non direi altro Pippo, seguiamo questo attacco di Desio. Sesto punto di Rombaldoni, canestro bellissimo, bellissimo anche questo, in sottomano. Avevano detto di non commentarlo, vabbè, tant'è, Desio sbaglia purtroppo questo appoggio, purtroppo, perché stiamo vivendo una partita ormai su due binari diversi, Piacenza scappa sempre di più. Stoppato intanto Stanic, corre Desio con il proprio Mazzolini. Mazzolini, bravissimo, sempre sul pezzo Pippo. Sempre sul pezzo, qua fiorito dietro tutta la velocità, ma da De Paoli che sbaglia da sotto, ottimo aiuto di Rombaldoni. Poi Duilio Birindelli prova il passaggio in uscita, sbagliato, intercettato da Mazzolini. Fiorito, piedi per terra da tre, solamente secondo ferro. Palla di Birindelli che chiede scusa, la consegna delle mani di Stanic, fai tu. Sì, ha detto, questa volta cerco di non sbagliare col lancio lungo. Troppo entusiasmo, anche perché Piacenza nel primo tempo ha fatto tante volte quel passaggio lungo per lanciare il contropiede. Pedersini va a prendersi il fallo, vediamo se è su situazione di tiro. Noi siamo nell'altra metà campo in questo momento, quindi dalla nostra postazione fatichiamo a vedere alcune cose. Sì, due tiri liberi per il giocatore bolognese, classe 89. Sì, che ha già 12 punti in serata. Andrà in lunetta per arrivare a 14. Vediamo se la maledizione che accompagna i tiri liberi verrà confermata anche stavolta. Puntuale, Birindelli sbaglia il primo libero e rimane il punteggio sul 53-28. Secondo per il numero 13 a bersaglio, 54-28, 6-22 da giocare nel cronometro del terzo quarto. Palle mani di Desio con Fumagalli contro Stanic, pressione di Stanic, non lo lascia respirare, e poi arriva anche la pressione di Birindelli che passa a recuperare la palla. Perez di tocco, ma da fiorito col piazzato sbagliato. Fumagalli prova a fregare Rombaldoni che gli dice no, il rimbalzo è mio. Conduce la transizione con Stanic già a tutta velocità, tocca col piede De Paoli e palla che rimane nelle mani della Becker con una rimessa dal fondo. Allora, c'è un cambio. C'è un cambio, esce Perego, entra Maresca. Sicuro abbia usato quel tono Rombaldoni, non e il tuo ragazzino lasciami il pallone? Diciamo che ho voluto essere buono con Fumagalli, perché è un ragazzo di talento. Rombaldoni gli ha preso il rimbalzo e è partito in contropiede, ha fatto valere l'esperienza, ecco. Assolutamente, intanto si fa vedere Stanic che riceve, pressione altissima su di lui, poi nuovamente Rombaldoni, classica finta, tiro cadendogli indietro, sbagliato di un non nulla, ma tanto basta a mantenere il punteggio sul 5-4-2-8. Fumagalli chiede il blocco, De Paoli prova a farsi vedere, ma si è andati da Mazzolini, tiro da tre punti, sbagliato, si contendono al rimbalzo Rombaldoni, Birindelli è il primo ad uscirne vincitore. Grande passaggio per Maresca che controlla in due tempi, prova ad aggirare Mazzolini, quale fa ottima guardia. Maresca è costretto a tornare sulle sue piste. Stanic si alza da tre, da lontanissimo, ci siamo abituati anche a queste bombe di Stanic, estemporanee.
Di Desio che ha recuperato palla, Casati, Fumagalli, chiama De Paoli, doppio blocco, arriva anche Fiorito, Mazzoleni contro Birindelli, circolazione di Desio un po' sterile, Fumagalli circunnaviga il perimetro, poi deve giocarsela contro Rombaldoni, bella finta di Fumagalli che fa saltare il capitano Rombaldoni, però sbaglia il tiro, quindi rimbalzo di Birindelli, palla ancora nelle mani della Beccari. Peccato non sia stato premiato dai due punti, era una giocata molto interessante quella di Fumagalli, ha fatto una finta fatta molto bene, eseguita bene, il tiro era con giusti equilibri. Tanto Birindelli si arresta in post, si gira, si appoggia al tabellone magistralmente. Birindelli MVP finora? Allora, devo dire che Birindelli sta facendo delle cose, 15 punti, 6 su 6 dal campo, 8 rimbalzi. Partita di Birindelli che non ha un senso logico. Qua però Fumagalli risponde, raddoppia la giocata di prima, gli era andata male in precedenza, qua bellissimo calcio di Fumagalli, abbiamo detto un ragazzo di talento, ce lo sta facendo vedere nonostante qualche errore di troppo. Che ci stanno all'interno di una partita difficile per la sua squadra, difficile come il controllo di palla da parte di Rombaldoni in questo caso, che però non perde la maniglia, chiude il palleggio, ribaltamento di lato per Maresca che si alza addirittura da tre punti, addirittura, no, si alza da tre punti, va bersaglio, Edoardo Maresca, e per lui si tratta dei punti 3, 4 e 5. Sì, Piacenza che è sul 59-30, quindi quasi 30 lunghezze, quasi doppiati gli avversari. C'è Fiorito che va dentro, apre per De Paoli, il piazzato molto bene eseguito, 59-32. Prova Desio a dare segni di vita, che tira ancora con quasi il 30% dal campo contro il 64 della Beccari, che sta letteralmente massacrando la retina. Qua però brutta palla persa, anzi ottimo intercetto di Mazzoleni che corre a tutta velocità dal lato debole, si era nascosto sotto le foglie, ha intercettato ed è andato in contropiede. C'è da dire che era un passaggio un po' telefonato questa volta da parte di Stanic, glielo perdoniamo dopo i tantissimi a buon fine che ha fatto nel corso di questa partita e non solo. Ovviamente Maresca va dal proprio capitano che palleggia di mano sinistra, si ferma sulla lunetta, aggira la difesa, conquista due tiri liberi con un hesitation delle sue, l'abbiamo già visto in tutti questi anni da appassionati di pallacanestro. Rodolfo Rombaldoni che aspetta l'avversario e poi prende il contatto. Posso confermare che qua Luca lo sta mimando benissimo. È un peccato che ve non lo possiate vedere perché lo sta facendo veramente bene qua da parte, ho veramente visto tutta la perfezione. Mi sto immedesimando nella parte, anche se ovviamente ho tantissimo da imparare da capitan Rombaldoni. A parte gli scherzi, va a bersaglio con il primo libero Rodolfo Rombaldoni, mentre abbiamo visto una serie di cambi nelle file biancorosse. Guerra, Bruno e Guaccio in campo, mentre Rombaldoni sbaglia il secondo tiro libero, resta quindi fermo a quota 7 punti personali. Mazzoleni in punta, marcato proprio dal numero 5, nonché capitano della Beccari Piacenza, palla sotto da Corti, poi l'uscita per Canzi, si resta lì con il tiro difficile ed infatti sbagliato, però dormita da parte di Piacenza, dobbiamo dirlo in questo caso. Sì, dormita, rimbalzo lasciato, dall'altra parte Casati a tutta velocità, Bruno ha messo le mani anche su questa palla, Guerra l'ha riconquistata, transizione per la Beccari, Bruno, Guaccio, aspetta Guerra per il consegnato, ma l'inteso tra i due, tutti giù per terra poi, e palla che torna nelle mani di Desio, un paio di giocate che per quanto mi riguarda non sono piaciute a coach Coppetta, che sta urlando contro i suoi giovani, questi cali di tensione non piacciono mai a nessun allenatore, a maggior ragione quando stai vincendo non devi assolutamente mollare le mani dal volante perché in un attimo la squadra avversaria può tornarti sotto. C'è da dire che comunque Piacenza sta giocando con un quintetto particolare, in che senso? Tre giovani, un giocatore che ha voglia di emergere come Santiago Bruno e il grande maestro Rodolfo Rombaldoni che sta praticamente spiegando ai giovani come comportarsi. Allo stesso modo sta facendo coach Coppetta dalla panchina. Insomma, sì l'arrabbiatura, ma entrambi siamo consapevoli che anche coach Coppetta sa. Questi minuti sono fondamentali adesso e nel futuro dei giocatori e della squadra. Assolutamente sì, perché i giovani devono migliorare assolutamente. Poi dall'altra parte arriva un bel canestro di Corti. Mi sembrano i primi due per il numero 16 di Desio.
e non sbagli, sono i primi due per lui, 60-36 mentre attacca Piacenza con Guaccio, spalle a canestro, vuole la linea di fondo, viene però stoppato proprio lì, poi esagera nel cercare il pallone, troppa energia, è proprio straripante Guaccio. Sì, qua ha esagerato perché ha fatto un bellissimo movimento, aveva preso vantaggio sul proprio avversario, è arrivata la stoppata da dietro e poi un po' di frustrazione Guaccio ha commesso fallo, il primo fallo però della Beccari di questo terzo quarto. C'è stato un cambio, è uscito Rombaldoni, deve rifiatare anche lui per quello che sarà poi l'ultimo periodo, quando manca 1 minuto e 40 alla fine del terzo, è entrato, rientrato Pederzini, quintetto con 3 under che ha già proposto Coach Coppetta nella partita, più Pederzini e Santiago Bruno. Palle nelle mani di Desio con Mazzoleni, raddoppiato, fa uscire Fiorito, ribaltallato per Casati da 3, bella tripla, bella da 2, scusate, pardon, qua dall'angolo non si era visto benissimo, 2 punti di Casati. Tiro viene dato da 2 punti, Desio attaccato alla perfezione del raddoppio, palla che esce in maniera rapidissima, intanto Guerra si porta a casa un fallo, ovviamente non va del canestro che avete visto, sarà rimessa da lato per i biancorossi, 14 secondi per andare alla conclusione. Si incarica di questa rimessa Santiago Bruno. Santiago Bruno che va da Guaccio in spalla a canestro, prova a farsi largo con il suo fisico dirompente, poi step back, trova solamente il primo ferro. Palle alle mani di Canzi, rientrato sul terreno di gioco anche lui contro Guerra, sfida tra giovanissimi, palla ribaltata per Mazzoleni che attacca Pederzini, trova il semigancio mancino, molto bello, e Desio è tornata sotto e con scoppietta infatti chiama time out. Desio aveva toccato il meno 29 sul 60-39, anzi aveva toccato, sì, aveva toccato il meno 31, scusate, poi però ha reagito ed è tornata sotto, ora 60-40, meno 20 e time out in campo. Giusto parlarci sopra perché sì, i punti di differenza sono tanti, però è chiaro che Coach Coppetta non vuole mollare un singolo centimetro. Si fa sentire tanto il pubblico. Desio comunque sta trovando energia un po' da tutti gli interpreti, sta facendo vedere le proprie qualità. Piacenza dovrà essere brava a rispondere al meglio in uscita da questo time out. Probabile verrà riproposto lo stesso identico quintetto. E così è. Quindi Guerra, Bruno, Pederzini, Guaccio e Maresca. Non dovrebbe essere cambiato nulla anche nelle file di Desio, che adesso deve difendere. E lo fa con la leggera pressione di Canzi su Guerra, quale però supera la metà campo agevolmente. Poi Bruno si va da Maresca, che torna da Santiago Bruno. Il pick and roll non si conclude con il passaggio, si va da Guaccio, che non ribalta il lato per Guerra, che era lasciato colpevolmente libero dalla difesa. Pederzini col tiro a bersaglio, mancano 2 secondi. Discreta circolazione da parte di Piacenza, ha aspettato troppo, non ha visto alcune soluzioni, però il tiro eccellente per modi e tempi. Glaciale Pederzini, ha bruciato la sirena dei 24 secondi, quindi diciamo il suo classico piazzato dal mezzo angolo. Roba le mani di Desio, Pederzini va a commettere fallo su Mazzoleni, che lo aveva bruciato in partenza, mancano 14 secondi. Sul cronometro del terzo quarto, 14 secondi al termine, Piacenza sul più 22, quindi probabilmente, anzi sicuramente, a meno di palle perse, sarà questa l'ultima azione del terzo periodo con Mazzoleni. Pronto a battere la rimessa, sale Canzi con la pressione di Guerra, prova a non lasciarlo respirare, esce Canzi di prigione, c'è Maresca col cambio su di lui. Maresca tiene bene, muove bene i piedi, non va via Canzi, anzi sì, Maresca arriva con la stoppata da dietro, recupera palla e segna Corti e finisce il terzo periodo. Maresca aveva fatto un'ottima giocata perché era stato con i piedi, li aveva mossi alla perfezione contro Canzi, che poi era partito a tutto gas sgommando. Maresca da dietro non aveva mollato la stoppata, sfortunatamente però disattenzione nel taglia fuori, anche se non era una situazione di rimbalzo. Corti è stato abilissimo a recuperare palla, a non portarla sotto la cintura e a lasciare andare contro, a lasciare andare il tiro che ha bruciato la sirena dei 24 secondi, come aveva fatto Pederzini in precedenza.
e ha permesso ad Esio di chiudere il terzo periodo sotto di 20 lunghezze sul 62-42. Ci riprendiamo 30 secondi di pausa? Assolutamente sì. Ultimo e decisivo periodo, la Beccari ripropone sul terreno di gioco gli stessi 5 che hanno concluso il terzo periodo, quindi i 3 under che ormai conosciamo alla perfezione, più Santiago Bruno e Riccardo Ricky Pedersini. Pronti a partire, quarto periodo che sta per decollare, è decollato, palla nelle mani di Filippo Guerra, Santiago Bruno contro Casati, sale Guaccio, sale anche Pedersini, aspetta l'uscita di Santiago Bruno che vuole palla, se la vuole giocare contro Canzi, è in vantaggio fisicamente, arriva a raddoppio dal lato debole, la fa uscire benissimo Santiago Bruno, passaggio in uscita di Maresca, recuperato da Casati che va a appoggiare i due punti più facili della serata. Torna a meno 18 Desio, quindi Guaccio, Maresca, Bruno, una serie di passaggi per la Beccari che muove palla, Bruno poi fa uscire il passaggio per Guaccio che attacca il numero 11 Fiorito, Guerra prova ad andare dentro, trova Guaccio, ottimo passaggio di uscita, extra pesti Pedersini per Bruno, tripla, 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 Santiago Bruno, quando la palla si muove con questa velocità non può che nascere un ottimo tiro. Ha forse rifiutato un tiro Pedersini, poco importa, 3 punti per i biancorossi che qua riconquistano il rimbalzo proprio con il numero 13 ex Fortitudo, tra le altre tante maglie importanti che ha vestito Ricky Pedersini. Va a servire Guerra che poi aspetta il movimento di Santiago Bruno, Guaccio va in aria e Guaccio decolla, deposita 2 punti, poi riatterra, ci sarà opportunità per il libero aggiuntivo. Guaccio, l'abbiamo detto poc'anzi, straripante, ma forse non rende bene l'idea di quanto sia incredibile dal punto di vista fisico ed atletico questo ragazzo. Classe 1998, italo-brasiliano come ricordavi in precedenza. Ha giocato ad Agropoli, ha giocato a Reggio Calabria, l'ultimo anno proprio alla Viola ha assaggiato il campo di A2. Questo può essere l'anno della sua consacrazione, perché comunque sta da subito giocando minuti importanti in Serie B, intanto sbaglia purtroppo il libero aggiuntivo. Insomma, può conquistarsi l'opportunità di essere visto dagli addetti ai lavori e chissà, l'anno prossimo giocare se farà bene al piano superiore o comunque avere minuti importanti in questa categoria. Intanto va a bersaglio il numero 18 Mazzoleni, il capitano. Tanti punti realizzati da lui, anzi no, sono 8. Però una partita solida da parte sua, si è mostrato più volte protagonista. Intanto Perego da Bruno che non può esimersi dal prendere il tiro, boom boom! Santiago Bruno, 2 triple di fila sostanzialmente, 7-0, 4-6, 8 da giocare, attacca Dezio. C'era un attimo di tensione con Dezio che era tornata anche sul meno 18, la Beccari ha rimesso le cose a posto con due attacchi di ottima fattura, soprattutto due ottime difese, e Santiago Bruno dall'altra parte non ha fatto altro che connettere da tre e sparare due bombe che hanno trovato il fondo del ferro. Dall'altra parte Perego cambia passo e va a bersaglio col canestro, c'è anche il fallo, andrà in lunetta con libero supplementare, come dice qualcuno molto più famoso di me, e Beccari che viaggia sul 72-48. Andiamo un attimo a contestualizzare la tua frase di prima, giustissima.
Piacenza non era impensierita tanto dai 18 punti di distanza, ma dal fatto che Desio stava ritornando in partita, stava giocando una pallacanestro in quel frangente migliore di se stessa, e quindi giustamente impensierita non tanto dai soli 18 punti di differenza, quanto dal miglioramento dei propri avversari e conseguente peggioramento della propria prestazione. Sì, Pergo che arriva con rapidità a 9 punti, tanto c'è Guaccio che allunga la difesa con Guerra e sono infrazione di 8 secondi per Desio, che non riesce a superare la propria metà campo, e quindi palla che ritorna nelle mani della Beccari. Sono 7:30 i minuti che mancano alla fine di questa prima di campionato qui al Palasport di Largo Anguissola. Pederzini, Guerra, è rientrato Ricky Perego, è uscito Maresca. Guaccio adesso va da Perego, sale Bruno, fa difficoltà a seguirlo, poi Bruno attacca Brown, va dentro a tutta velocità, lascia andare la palla! Evidentemente questo è il quarto dei giochi da tre punti, noi lo sapevamo, se l'avessero detto prima saremmo stati sicuramente più preparati. Terzo gioco da tre per la Beccari, Bruno dovrà andare in lunetta a chiuderlo, però ne abbiamo visto uno di Guaccio, ne abbiamo visto uno di Pederzini, questo di Santiago Bruno che va così in rapidità, 8 punti, Bruno che, correggimi Luca, non aveva mai segnato nei primi tre periodi, ne ha messi 8 nel solo quarto periodo, anzi 8 nei primi 3 minuti. Non sbagli un colpo, Pippo. Sono informissima. Informissima, sempre sul pezzo, poco meno di 3 minuti giocati, due triple che abbiamo visto in precedenza e questo gran canestro. Possibilità di andare a 9 punti, quindi. Esattamente, se chiude il libero dalla lunetta. Beccari che è sul 75-48, 7:15 da giocare sul cronometro della partita. Ha chiamato time out coach Frates, evidentemente per provare a ragionare su come affrontare questi ultimi scampoli. Non sono scampoli perché 7 minuti sono comunque un buon bottino, ma quest'ultimo quarto di partita che vede Desio pesantemente sotto nel punteggio. Starà alle squadre e ovviamente soprattutto a Desio a non renderli garbage time, come dicono dall'altra parte dell'oceano. Intanto Santiago Bruno in lunetta con, appunto, il, come dicevamo prima, il tiro libero per salire a quota 9 personali per portare Piacenza a più 28. Va a bersaglio e per l'appunto l'Italo argentino sale a quota 9 a ridosso della doppia cifra, che hanno già superato in due, in tre, in casa Beccari. Pierindelli e Pederzini a quota 15 e Perego 11, si rimane con il possesso per Desio. Sì, qua Bruno eccesso, ma non eccesso, diciamo, è quello che vogliamo vedere da Bruno. Grandissima difesa, finisce direttamente in prima fila pur di recuperare la palla. Non la recupera, quindi palla che rimane nelle mani degli ospiti, con Casati che spezza bene il raddoppio, ottimo split, va in angolo da Canzi che si alza da tre, sfortunato qua perché è stato un dentro fuori. Pederzini e Guaccio toccano il rimbalzo in contemporanea. Bruno, balla, palla di Bruno che la fa uscire per Perego in post, ribalta al lato alla perfezione, Guaccio va dentro. Qua Guaccio doveva far uscire la palla con un secondo di anticipo, secondo me, perché è andato a incastrarsi in una situazione difficile e fortunatamente per lui Desio è solamente riuscito a toccare la palla che rimane nelle mani dei biancorossi. Esce Guerra, applauditissimo dal pubblico, rientra Stanic, Guerra catechizzato da coach Coppeta. Sì, credo che in questo momento saremmo applauditi anch'io e te se uscissimo dal campo, perché comunque è una Piacenza che sta giocando benissimo, quali che siano gli interpreti in campo. Stanic, passaggio dentro, trovare Guaccio che allo scadere praticamente sbaglia questa conclusione, poi prova a difendere su Fumagalli che ferma il palleggio. Guaccio ruba il pallone, vediamo, va ad appoggiare, due punti sono quelli del più 30. Era trovata bene Desio con il proprio giocatore a difendere. Non abbiamo visto la classica inchiodata da parte di Guaccio, sono comunque due punti. Vediamo se arriva! E Guaccio decolla e atterra, due punti per lui dopo i due punti precedenti, 80-48. E insomma, doveva esserci la schiacciata. I del basket hanno voluto farci godere.
ha chiuso quella schiacciata per la felicità di tutti quelli che sono gli under 20 qua a Palazzo, che sono schizzati in piedi con una velocità inaudita. È loro Beniamino, diciamo, lo vedono molto spesso schiacciare anche il riscaldamento e quindi sono rimasti molto felici. Scusa, noi che non siamo under 20 ci siamo quasi alzati in piedi. Giocata elettrizzante, intanto seguiamo questo attacco di Piacenza con Perego che consegna a Santiago Bruno, si butta dentro, sbaglia l'appoggio, becca soltanto il secondo ferro, Mazzoleni è già dall'altra parte, schiaccia per Brown, poi si torna da Canzi che chiama tutti alla calma, vuole uno contro uno su Pederzini, poi si affida a Corti, nuovamente Canzi, cala la mannaia Perego, non lo stoppa ma comunque lo disturba pesantemente, rubata però la palla da parte di Desio, fase leggermente confusionaria, prova a mettere calma Canzi, prende però il tiro da tre punti sbagliato, rimbalzo da parte dei biancorossi, Bruno col passaggio per Stanic, calmi tutti, si gioca 4:45. Sì, palla nelle mani di Stanic, la Becca adesso prova a ragionarci su, prova a sfruttare molto bene i 24 secondi di gioco. Pederzini contro Baun, va da Stanic in angolo, c'è Canzi contro di lui, Stanic da fermo senza ritmo, solamente il secondo ferro, quindi rimbalzo per Mazzoleni, uno dei più positivi mi sento di dire per Desio, assolutamente ha fatto un'ottima partita finora. Sale Fumagalli contro Bruno che è costretto a braccarlo perché gli era sgusciato via Fumagalli con una delle sue classiche partenze. Ora esce Canzi, ritorna Perez ed esce Guaccio, anche lui applauditissimo, ormai è una standing ovation perenne per i giocatori della Becca. Rientra Edoardo Maresca, quindi palla nelle mani di Desio, 4:19 ancora da giocare, 80-50, perfetto più 30 per i biancorossi. Mazzoleni contro Pederzini, Brown si alza da tre piedi per terra, solamente il primo ferro, Pederzini poi voleva far partire Maresca in contropiede, ci ha pensato su, l'ha data a Bruno e Bruno gliela ridata. Ma il gran taglia fuori di Perro che ha permesso a Pederzini quel rimbalzo è da sottolineare, far vedere a tutti i giovani qui al palazzetto, Perro che adesso va uno contro uno contro Corti e va a portarsi a casa il fallo. Tanta il divario in termini di esperienza tra i due giocatori. Perego la fa valere fino in fondo, due tiri liberi per lui per allungare su un potenziale più 32, ma non mi voglio esprimere, non voglio parlare delle percentuali di Perego, non voglio parlare di nulla, l'abbiamo visto, maledizione dei telecronisti. Assolutamente sì, quindi stiamo in rigoroso silenzio, anche se qua non c'è tiri liberi, quindi siamo stati più che profetici. Non abbiamo parlato di tiri liberi, i tiri liberi non sono stati battuti, c'è una rimessa da fondo per la Beccari con Perego che però prova ad andare dentro, subisce fallo e questa volta Perego, anche stuzzicato dalle nostre parole forse, ha detto adesso me li vado a prendere i due tiri liberi, ha subito fallo del numero 16 Corti e quindi andrà in lunetta a battere questi due benedetti tiri liberi. Sicuramente Perego ci sta ascoltando in questo momento, speriamo per lui di no. A giudicare dal modo in cui sta giocando, no, è molto concentrato su questa partita. 81-50, 3:47 da giocare, possibilità del, come dicevo prima, situazione precedente del più 32 che si concretizza. Piacenza, mi sono perso un attimo su quello che è stato il massimo vantaggio finora, non siamo distanti comunque. No, assolutamente no, questa qua forse è proprio il più 32, il massimo vantaggio della Beccari, che qua va a raddoppiare Fumagalli che riesce a far uscire la palla, quindi Perez per il capitano numero 18 Mazzoleni contro Bruno, trova molto bene Corti, avevamo già speso complimenti per Mazzoleni, li ribadiamo, ha trovato Corti completamente lasciato solo che ne ha messi due. I complimenti anche a Corti, molto bravo a stare sulla linea di fondo, la posizione che tutti gli allenatori vogliono che i lunghi sappiano occupare nel migliore dei modi. Santiago Bruno con il palleggio si butta dentro, c'è un altro fallo. Ormai Desio ha raggiunto il bonus da qualche minuto e quindi Santiago Bruno andrà in lunetta con due tiri liberi, pronto all'esordio in questa partita Simone Libè, giovane classe 1998, prodotto lui sì del settore giovanile della Becchieri Piacenza, che ha già giocato minuti interessanti nella scorsa stagione, ha anche segnato più di una volta, lui che è un buon tiratore, impegnato anche con i campionati Under 20 Eccellenza e Serie D con la società collegata ai biancorossi. Esce Bruno tra gli applausi
come sempre, come abbiamo visto in questi minuti, dei sostenitori biancorossi. Per l'appunto entra Simone Libè. Bruno, 11 punti, tutti nel quarto periodo, autentico dominatore del periodo. Ha messo lui il timbro su questo più 30, più 31. Adesso c'è Desio dall'altra parte con Mazzoleni, ha provato l'extra pass, ma adesso scappa via in contropiede dopo la palla recuperata, poi ci pensa su saggiamente e va, torna da Santiago Bruno, scusate, torna da Nicola Stanic, Bruno è appena uscito. Stanic in palleggio, lo chiude forse prematuramente, trova Maresca in soccorso che ribalta lato da Pergo, quindi Pederzini contro Mazzoleni, Pederzini si gira, altri due di Ricky Pederzini, 86-52, partita che me lo consentirai Luca in ghiaccio. Diciamo già da qualche minuto possiamo sbilanciarci in questo modo. Insomma, un più 34 che non lascia spazio ad alcun tipo di analisi. Piacenza giocherà questi 2 minuti 37 probabilmente con ancora più giovani in campo, mentre Pederzini si conferma miglior realizzatore dei suoi, 17 punti, 4 rimbalzi, 4 assist, 2 falli subiti, una palla recuperata, partita a tutto tondo, 22 di valutazione nei 27 nei 32 minuti giocati, più 27 di plus minus. Parliamo di plus minus, Riccardo Perego più 39. Basta così direi. Basta. Non aggiungiamo altro. Chiudiamo qua il discorso, andiamo oltre. Chissà cosa dirà Coach Coppetta in questo time out. Esatto. Con Dejo che è già rientrata in campo. Poche cose categoriche quelle dette da Coach Frates, evidentemente. Onestamente su, un, su una situazione di 86-52 a 2.37 dalla fine hai anche poco da dire. Il tutto è far stare lì i giocatori con la testa, fare in modo che finiscano in maniera concentrata, in maniera più che dignitosa, e siamo sicuri che non mancheranno in questo senso. E poi testa alla prossima, perché Desio tornerà in campo fra 7-8 giorni, quelli che saranno. Si riparte da lì. Esattamente, adesso deve cancellare, anzi prendere di buono quello che ha fatto stasera, cancellare tutte le cose che non sono andate bene e provare a ripartire già la settimana prossima. Solo prova a ripartire in questi ultimi minuti. C'è Brown, c'è Mazzoleni che prova a chiudere il gioco a tre, la Becker si muove molto bene in difesa, recupera anche questa palla e andrà dall'altro lato per aumentare il proprio vantaggio nella partita. C'è anche un cambio in casa Desio e anche in casa Beccari, reagisce immediatamente, quasi una partita di scacchi, anche se ormai la partita è abbondantemente finita. È entrato Parma per Mazzoleni ed è entrato Angelo Guaccio per Ricky Pederzini in quelli che sono gli ultimi 2 minuti e 21 della partita. Guerra va proprio da Guaccio che trova Birindelli in post che gliela ridà con una splendida palla senza esitare. La palla viene toccata però a Guaccio e finisce nelle mani, e finisce, scusate, in rimessa da fondo che verrà battuto dalla Beccari. Maresca che ingespica sulla palla, poi un passaggio un po' troppo molle forse per Filippo Guerra. Fumagalli ha provato a intercettarlo senza buoni risultati, anzi è solamente riuscito a spizzicare la palla. Ancora un altro passaggio con un po' troppa di sufficienza, la Beccari un paio di giocate forse non troppo concentrate da parte degli under, e arriva la palla persa con infrazione di campo da parte di Guerra. Ma sì, la situazione è così, ci sono 4 under in campo in questo momento con il solo Birindelli a fare da chioccia. Un po' di inesperienza più che leggerezza mi sento di dire. Intanto buona difesa da parte di Maresca che oscura la vallata a Fumagalli che si lamenta per un contatto subito. Lì sono volati gomiti, braccia, di tutto, una tonnara in aria. Ne è uscita nettamente vincente Piacenza che adesso attacca con Guaccio. Ritornato in campo, sì, giusto, hai detto bene, è una partita di scacchi nonostante siamo negli ultimi scampoli di partita, ma è anche giusto dare ovviamente minuti ai giovani. Assolutamente sì, perché i giovani diciamo che sono quelli che hanno bisogno di migliorare e i nostri under partono già da solide basi, ma minuti in campo, minuti importanti, anche se la partita, come abbiamo già ripetuto, è abbondantemente finita nel punteggio, non fanno altro che migliorare, che danno possibilità di migliorare ai giovani under. Tanto va a segno
Guerra con il primo libero, con la Beccheri che è sull'86, sbaglia il secondo, ma Birindelli come un falco dal nulla va a riconquistare palla e la appoggia nelle mani di Guerra. Il riferimento a un falco è ovviamente casuale, casualissimo, ma Dalibeca è costretto a sparare da tre in extremis e quasi non trova una tripla incredibile. Simone Libe ci ha abituato a queste triple dall'angolo. Dall'altra parte Fumagalli col fallo di Angelo Guaccio, che se lo è visto sgusciare sotto ed è stato costretto a fermarlo con un intervento falloso, passami il termine. Intanto c'è un cambio, pronto a entrare Francesco Galli, esce Duilio Birindelli, solo giovani in campo, pensa più vecchio Filippo Guerra, classe 97, 20 anni da compiere, 20 anni compiuti, chiedo scusa, compiuti in estate, il fatto di averli compiuti che lo rende il più vecchio in campo e non di poco, 4 classe 98 che adesso devono difendere contro l'Aurora Deseo che con Perez prova a smuovere quel 52 dal tabellone, ma è veramente difficile per Deseo in questo momento trovare una soluzione che vada a buona fine. Intanto Guerra con il palleggio si butta dentro, si arresta il tiro cadendo all'indietro, soltanto primo ferro, Brown a rimbalzo. Sì, Fumagalli, ultimo minuto di partita, guida ancora lui la transizione, si arresta, va da Perez che torna ancora da Fumagalli contro Maresca, lo manda completamente fuori giri, altro bellissimo canestro di Fumagalli, bellissimo. Palla nelle mani di Francesco Galli in quello che è uno degli ultimissimi possessi di questa prima partita. Galli per Maresca, molto lontano da canestro, sale Libe a ricevere e poi un altro passaggio un po' troppo sufficiente, ruba Fumagalli e va ad appoggiare altri due punti, 87 a 56. Poi Perez va a commettere fallo su Galli, il quale andrà in lunetta con due tiri liberi. Assolutamente sì, perché spende il bonus. Io immagino già le gambe di Francesco in questo momento, credo stiano tremando e non poco, potrebbero essere i suoi primi punti nel mondo senior, anzi no, ha già giocato in Serie D, potrebbero essere i primi minuti in un campionato nazionale. Intanto va bersaglio con il primo a sua disposizione. Seconda possibilità per lui, anche questa volta a bersaglio, 100% ai tiri liberi per lui. Ultimo possesso questo qua, che sarà per l'Aurora Desio, la partita che è 89 a 56 il punteggio, c'è Fumagalli ancora in palleggio, va via tutta la velocità, arriva Maresca a stoppare, forse con un fallo. Fischiato a Galli però, non a Maresca, quindi stoppati Maresca era regolare, il fallo è stato commesso in precedenza da era Francesco. Stata proprio quella l'impressione, che la stoppata di Maresca fosse soltanto sul pallone, però il fallo manda in lunetta il numero 7 in maglia arancio-blu, Carlo Fumagalli, sbaglia il primo, 12 poi i secondi che ci porteranno alla fine di questa partita. Probabilmente Piacenza supererà la metà campo e null'altro. 8-9-5-7. L'indicazione della panchina invece è di tirare. Guerra lo fa, sbaglia però la conclusione. Palla che finisce a fondo campo. 4 secondi, 48 per arrivare alla fine di questa partita. Parma si alza addirittura la metà campo, non trova nulla, finisce qui la partita, Piacenza vince, Pippo, 8-9-5-7. Oh. 8-9-5-9, è stato considerato regolare il tap-in di Perez, che è arrivato dal nulla. Vabbè, onestamente mi era sembrato fuori tempo massimo, ma tant'è, ne prendiamo atto. Mi ripeto, 89-59, si impone così la Beccheri Piacenza alla prima uscita stagionale. Possiamo chiudere qui questa prima diretta, Pippo, è stato un piacere raccontare la prima partita stagionale della Beccheri con te, è stato un piacere vedere la prima vittoria. Intanto ripetiamo quello che è il prossimo appuntamento dei biancorossi, sarà domenica prossima, domenica ore 18 a Lecco. Trasferta, potrete seguire tutto
sui canali social della Pallacanestro Piacentina, aggiornamenti, foto, video, insomma cercheremo di coprire il più possibile l'evento. Sì, un saluto anche da parte mia, è stato veramente un piacere, con l'augurio ovviamente di raccontare i nuovi successi della Beckham.